pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Vuoi mantenerti in forma? Vuoi fare una sana palestra? Ti piace la box, detta anche la nobile arte? E allora vai al Boxing Club di Castellammare di Stabia, in via Napoli 344, zona Cantieri Metallurgici. Troverai personale qualificato che ti accoglierà e ti permetterà di seguire il tuo sport preferito. Se vuoi, contattaci allo 081 870 7523 oppure al 339 4344 675. Ci puoi seguire su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Boxing Club ti rimette in forma. Siamo in compagnia di Giacomo Calò. Ringraziamo subito l'ufficio stampa che ci ha concesso questa intervista. Giacomo, però, facciamo un passo indietro leggero veloce, per te non indolore. Quella traversa ti ha tolto un po' quell'urlo di gioia che significava primo gol con la Juve Stabia, ma tre punti importanti per le Vespa. Sì, assolutamente, condivido, ma è stato un peccato perché comunque meritavamo la vittoria dopo un primo tempo fatto bene, secondo tempo abbiamo iniziato ancora meglio, loro sono andati in difficoltà, comunque il palo, diciamo, perché era il palo, ma sì. È stato un peccato sia sì, personalmente che per la squadra. Ecco, guardando nella tua carriera, di gol del genere da lontano ne hai fatti tanti, di cui uno forse di quello che ti porti nel cuore in questa Sampdoria a Genova con quel tiro da lontano. Sì, ho fatto quello nel derby, in trasferta, e poi ho fatto il primo gol l'anno scorso a Siena, tra i professionisti, diciamo più laterale, però sempre da fuori. Ecco, tu nasci come attaccante, vediamo un po' la tua storia, però alla fine piano piano hai arretrato il tuo baricentro, ecco, questo possiamo dire che questo è il tuo ruolo, cioè davanti alla difesa a fare un po' il classico metronomo? Sì, diciamo che ho iniziato da trequartista dietro le punte nei primi anni a 11, poi mi hanno messo sempre indietro e dove ho trovato spazio davanti alla difesa, a Genova ho iniziato più che altro e anche la Triestina, però poi negli anni ho cambiato anche il mio modo di giocare, l'anno scorso ho giocato praticamente quasi tutto il campionato a 2 a centrocampo e diciamo che mi sono trovato benissimo. Tutti ti accostano a Veron, ma qual è il tuo vero idolo da tifoso juventino? Ma guarda, sinceramente il mio idolo è comunque da quello che cerco di apprendere di più è Pirlo, nel senso nel mio ruolo, però poi guardando il Barcellona di qualche anno fa, Xavi e Iniesta erano una roba... Tanta roba, sì, no? Sì. E invece per quanto riguarda la tua carriera, chi è che ti ha indirizzato verso il calcio come sport? Perché un po' tutti i ragazzini, vabbè, dicono io voglio fare il calciatore per, diciamo, ecco, per sentire un po' la massa, ma c'è qualcuno che davvero ti ha seguito, ti ha spinto e ti ha fatto arrivare a essere l'attuale Giacomo Calò? Ma spinto no, perché comunque in famiglia i genitori mi hanno sempre lasciato le mie decisioni senza proprio, non sono mai entrati decisi di dire no, devi fare questo o quell'altro. Ho sempre fatto di testa mia e comunque da piccolo, quando sono nato, mio papà stava finendo di giocare a calcio, quindi diciamo andavo sempre al campo con lui e allora da là è nata la passione. Poi io volevo fare il portiere, però mi diceva no, dai, mettiti fuori, e allora è stato fuori. Ecco, invece parlando proprio della tua sfera personale, qual è il tuo hobby preferito? Che fai quando hai tempo libero oltre al calcio, ovviamente? Ma il principale, diciamo che quello che passo più tempo in hotel è alla PlayStation con i ragazzi su che stiamo insieme. Però poi comunque appena posso ritorno a casa, perché comunque il supporto della famiglia è importante e della ragazza anche, lei viene su giù quando può, quindi questi diciamo sono le cose principali che faccio. Mi ha tolto l'altra domanda, c'è la ragazza, quindi possiamo dirlo apertamente. Sì. Ecco, invece sulla PlayStation chi vince? Fra te e gli altri, diciamo, compagni di squadra? Ma ce la giochiamo io, Berardi e Strefezza, che giochiamo sempre noi praticamente, anche nei ritiri così, siamo sempre noi tre che giochiamo.
Ecco, oltre al discorso di giocare voi tre, siete voi tre che avete legato di più, oppure c'è un compagno di squadra davvero che, con cui è legato di più in questa avventura alla Juve Stabile? Ma no, diciamo che come gruppo siamo un gran gruppo, perché comunque siamo tanti giovani, quindi ci troviamo bene insieme. E poi all'inizio, la prima settimana che sono arrivato, comunque passavo più tempo con loro, perché avendo la mia età stavo con loro due più Bacchini, quindi, perché ci conoscevamo già, quindi sì, diciamo con loro passo più tempo, però con gli altri mi hanno legato lo stesso. Ecco, quest'estate c'era, l'abbiamo detto già, il Pescara e l'Ascoli sulle tue tracce in Serie B, poi hai scelto la Juve Stabia. Alla luce di quello che, come spazio stiamo parlando, sei contento di questa tua scelta qui di rimanere alla Juve Stabia? No, certo, perché comunque andando in Serie B non hai comunque, non dico, è un salto di qualità, perché io l'anno scorso ero in Lega Pro, quindi... Primo anno, l'anno sì, scorso. Primo anno in Lega Pro, quindi magari fare ancora un anno in C per poi vedere come tirare le somme a fine anno è magari più importante, perché andando in Serie B rischiavi di non giocare, nel senso di far tanta panchina e non trovavi il tuo spazio. Poi dovevo andare anche alla Pistoiese, dove sì, c'era il mio mister che avevamo l'anno scorso a Pontedera. Sì, Indiani. Sì, Indiani. E alla fine non si è fatto niente, mi ha chiamato Juve Stabia, sono venuto qua, diciamo. Ecco, due anni però di contratto da parte della Juve Stabia, segno che credono in te. Questo fatto ti gratifica, ti fa stare tranquillo? No, certo, assolutamente, mi dà la fiducia comunque della società, perché fare due anni di contratto qua, anche in vista delle partite dell'anno scorso e così, perché io venivo dalla Samp, sì, avevo precontratto l'anno scorso, quindi quest'estate ero libero, potevo andare, diciamo, dove volevo, nel senso dove avevo l'offerta. Però firmare qua, diciamo che sono stato molto, ero sicuro di firmare qua, diciamo. Tornando invece al calcio giocato di questo campionato, adesso c'è questa Regina, dopo domani alle ore 20:45, diretta Sport Italia, anche su SportTube. Ecco, che cosa vi aspettate da questa gara? Una Regina che viene dalla sconfitta pesante interna con la Sicula Leonzio, bisogna fidarsi di questo risultato, ultimo risultato, di questo momento no della Regina? No, non bisogna mai fidarsi di nessuno, comunque noi abbiamo visto che in alto ce la giochiamo con tutti, perché anche contro il Catania qua in casa non abbiamo demeritato assolutamente niente, anzi alla lunga poi la sconfitta è stata bugiarda, diciamo. Anche ora a Siracusa, loro quarti in classifica se pensi, ce la siamo giocata proprio alla grande, quindi noi ora dobbiamo vincere sia questa che con l'Andria per poi finire l'anno al meglio, diciamo. A microfono spiedi ci ha ricordato che tu hai già giocato contro Mezzavilla. Mezzavilla gioca con la Regina, non sta facendo un campionato importante, però qui lo ricordano tutti quanti con affetto. Secondo te, nella tua idea, che tipo di partita farà questo centrocampista? Si legherà al passato e quindi magari avrà rispetto alla Juve Stabia, o comunque cercherà di dare il meglio per far capire che averlo ceduto non è stata una cosa positiva? No, guarda, sinceramente... Tu comunque, che faresti, diciamo? Ecco. No, guarda, ti dico, lui è un giocatore esperto, comunque ha fatto tanti anni nel calcio dei professionisti, quindi non penso che quando scenderà in campo penserà al passato e così, quindi pensi al presente, vedi di fare meglio per te, per la squadra, e vedremo a fine partita come finirà. Ecco, molto probabilmente si cambierà modulo, l'idea forse, perché magari rientrando Paponi ci sarà la possibilità di vedere due o le due punte davanti, questo un po' ti tarpa la possibilità di scendere in campo, visto che i quattro, diciamo, sostanzialmente sono già decisi, oppure stai cercando di mettere in difficoltà in questa settimana mister Casetta, che comunque tiene in considerazione tutti, ti ha dato un po' di spazio nelle ultime partite? Sì, sì, no, certo, in tutte le settimane comunque cerchiamo di mettere in difficoltà il mister, anche perché dimostriamo di essere presenti, diciamo, quelli che magari ha fatto meno minutaggio si allenano sempre bene, sempre al massimo, e anche questo è un bene per la squadra, perché magari chi gioca di più comunque dall'altro lato ha un po' di concorrenza e fa sempre bene avere concorrenza, perché ti deve allenare bene sempre. Quindi poi non so, poi deciderà il mister, questo non è una scelta nostra. E il rapporto appunto con mister Caserta, parlavamo di giocatori esperti come Mezzavilla, ma Caserta ha un passato, un curriculum importante, guarda caso proprio da centrocampista, quindi leggendo un po' la tua storia, tu hai sempre preso un po' qualcosa di positivo dai vari allenatori. Che cosa ti ha dato fino adesso mister Caserta, e il rapporto con lui qual è? No, è un ottimo rapporto, comunque un rapporto molto tranquillo, ma è personalmente da lui ho appreso comunque che
lui davanti alla difesa vuole che giochi a due tocchi. Io all'inizio facevo, magari ne facevo qualcosa in più, perdevo la giocata. Ora pian pianino ho iniziato a modificare questo mio tipo di gioco e diciamo che sta avendo i suoi frutti. Il rapporto invece col presidente Mannillo, ti senti, viene spesso ad ascoltarvi, a seguirvi? Sì, sì, è venuto qua anche l'altro giorno. E... Vai. Vado. Aspetta, fa vedere, scusa. No, vabbè, sono la batteria. Sì, il presidente è venuto qui ieri, ci ha parlato e comunque è presente, diciamo, assolutamente. E invece che cosa ti piace della città di Castellammare e che cosa non ti piace? Perché l'abbiamo chiesto un po' a tutti, quindi lo chiediamo anche a te visto che sei già diversi mesi qui. Sì, no, a primo impatto comunque il lungomare è la parte che diciamo ho apprezzato di più. Sì, questo è più piccolo, noi ci abbiamo proprio i chilometri, qua, però la villa, diciamo, qua si chiama la villa, no? Sì, la villa comunale. No, veramente bella, è tenuta bene. Poi una pecca secondo me è il traffico, perché... Questo lo dicono tutti, c'è anche una canzone di Pino Daniele, dentro al traffico di Castellammare, c'è un passaggio. Incredibile, io non ho mai visto un traffico così, però la città è così, sì, è fatto l'abitudine. E invece il rapporto con i tifosi, un giudizio su questa curva, ecco, noi parliamo dei tifosi, lo zoccolo duro è sempre venuto allo stadio e possiamo dire a questo punto, teniamocelo stretto, lo dico anche io perché questi sono davvero eccezionali, però 700 paganti nell'ultima gara con la Casertana, ti aspetteresti una risposta diversa dalla città? E soprattutto, ripeto, il rapporto invece con lo zoccolo duro qual è? No, comunque i tifosi sono sempre presenti, diciamo, sono sempre al campo a vedere gli allenamenti, non si perde un allenamento e noi lo vediamo perché li vediamo sempre, quindi il loro rapporto è, sono sempre presenti, è importante anche per noi. Poi, come dirti, con la Casertana sì, 700 persone, però poi alla fine diciamo che sta a noi anche a far venire la gente allo stadio in base alle nostre prestazioni e... cercheremo di far venire più persone allo stadio al girone di ritorno, assolutamente. 22 punti, la Juve Stabia, sono i punti che merita o secondo te qualcuno in più manca all'appello? No, manca qualche punto in più assolutamente, anche perché le prime partite non abbiamo fatto quasi tutte trasferte, quindi non è facile. Poi il nostro stadio qua, il nostro campo, comunque lo conosciamo molto bene, ci andiamo sempre, ti dà una mano perché conoscendolo poi diventa fondamentale. Però diciamo che meritavamo di stare, non dico con Rende, con le squadre lì, ma anche col Siracusa. Okay. E con la superficie proprio del Manterboso Nuova, come ti stai trovando? No, bellissimo, perché è morbidissimo, comunque fatto da nuovo subito, appena si bagna diventa velocissimo, ma è veramente un gran bel campo. Ok, grazie Giacomo. Grazie.